Eccoci qua ragazzi, siamo su God of War con Kratos e il figlio. Allora, ora come ora la situazione è questa. Stiamo cercando di buttare sto sottospecie martello giù per il tubo, senza la parola. È un casino. Ora cerchiamo però di andare avanti. Siamo praticamente in un luogo di ghiaccio congelato perché un gigante praticamente abbattuto dallo stesso Thor, purtroppo, sì, dallo stesso Thor, purtroppo possiamo dire che è abbastanza, come posso dire, mi fa una tenerezza sto poveraccio che è stato abbattuto che è qualcosa tipo, comunque... Posso dire che stiamo migliorando moltissimo. Spero di avere delle, cioè, due, una runa extra anche qua. Vedi, abbiamo pure quello viola e questo qua. Sì, no, comunque stavo guardando un po', ok. Il pavimento è crollato. Una vasca di sabbia, ma non ci arriviamo. Entrambi, no. Ah ah. Ho trovato l'uscita, vedi? Che dici, ci vai tu, figliolo? Bravissimo. È troppo bello comunque guardarlo in 4K sto gioco, raga, eh? Ok. Che cosa dice? Quando il tempo è confuso e tetro, la via avanti va indietro. In che senso va indietro? Questi simboli, le stagioni. Sì, ma sono in disordine. Non dovrebbe essere inverno, primavera, estate, autunno. Perché dall'inverno? Una canzone che cantava mamma. Oh, la conosco. Inverno! Zitta, testa. Non sopporti la musica, capito? Laggiù. Var, Haust, Vetter, Sumar. No, è sbagliato. Laggiù. Vetter, Haust, Var, Sumar. Ancora nulla. Ragazzo, l'ordine della canzone. Inverno, primavera, estate, autunno. Prova. Vetter, Haust, Var, Sumar. Ah no, è stato autunno. Ho sbagliato. Indietro, ricorda. Cosa? Oh, l'enigma. La risposta è al contrario. No, ho sbagliato io. Ecco. Non ha funzionato, ma era l'ordine della canzone della mamma. Fallo. Vetter, Var, Sumar, Haust. Non ha funzionato, ma era l'ordine della canzone della mamma. Quella era l'altra, aveva detto che era al contrario. E se lo facciamo al contrario? No, voglio mettere il sole prima. Ah, non te lo fa, quindi... Laggiù. Prova così. Sumar, Var, Haust. L'enigma, l'inverno ultimo. Ci sei, fratello?
Inverno, primavera, estate, autunno. Ok, allora ho trovato, ok. Sì. Prova. Era girato al contrario. Atreus, quella parola. Fola, ossia resistere. Prova. Fola. Ben fatto. Riscrivila. Fola. Andiamo. L'energia la solleva. Non smettere. Fola. 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 Testa, com'è possibile? Magia temporale, credo. È pericolosa. Gli antichi dei Vanir giocavano con l'abilità di fermare il tempo. Era la preferita di Njord, in effetti. E poi hanno smesso. Perché? Beh, se fermare il tempo impediva al sole e alla luna di sfrecciare nel cielo, sfortunatamente però non impediva ai lupi di inseguirli e tentare di azzannarli. Quindi hanno deciso di non giocare più con il tempo. Arrivo alla vasca. È un po' più forte di prima, lo sapete? Sì. Guarda, droghe. Là dietro! Guarda, l'energia che ci solleva! Resta a metà! Forza ora! Scrivi prima che il pavimento crolli. Fora. 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 Ok. Ah, quindi era una corsa contro il tempo, se no cadiamo malissimo, ok. Destra! Non sono pronto!
dietro! Abbiamo appena buttato una strega giù dal burrone, ho buttato. Beh, meno male, è andata meglio del previsto. Muoviti! Salta! Finisce così. Dove salta? Mi ha detto salta! Dove? Dove salta? Mi sono perso! Non capivo! Salta! Dove? Dove? Non ho visto indicazione. Dove doveva saltare? Non l'ho capita. Essendo che blocca così e... Padre, la vasca di sabbia è sparita. Precipitiamo. Oh, basta. Appena mo ho messo. No. Basta! Vado! Ci sono quasi! No, ho perso! Adesso dove si salta? E niente, ho perso! Maronna santa! Quando fanno così non li sopportano, una cazzo di mira che è qualcosa di improponibile! Hanno una cazzo di mira che è improponibile. Scusate, ma mi fai veramente imbestialire. Come fanno? Come cacchio fanno? Dai. Ah, quello però non colpisce. Guardali. Guarda come non li piglia. No, devo per forza fare questo danno. Per forza. Affanculo. Allora, uno. Ma perché? Non ancora. Fuori uno. Salta. Ah, ecco, grazie. Maronna, e non lo dice, non ti fa vedere dove, chi è? Rivendi. Eh sì, quella, buonanotte. No, ma mi ha fatto incazzare perché salta dove? A me fammi vedere l'indicazione dove. Non a te. Stavo scherzando, brontolone. Oh, non so di cosa state parlando, però va bene. Ok. Non sei troppo lontani dalla... Vabbè, che cacchio ve lo dico a fare? No, guarda, perdere due volte così la vita per questi imbecilli, guarda, ti mi attaccavano perché già era squilibrato, no? Si spinge. Ma fidati. Smettete da piccioni, siete. Ma voi non dovreste manco essere qui in teoria. Gabbiai. Pronto? Punta i piedi e spingi con forza. Signor sì. Mi prende in giro, guarda che sei più forte tu, fai tutto tu il lavoro. Lui non fa un Kaiser a confronto. Come scendiamo? Saltiamo! Davvero? Forza! Solo lui poteva fare una cosa del genere. Non aver paura!
Perché aver paura? Ti tengo io! Tu sei pazzo, lo sai, vero? Tutto bene? Bene, dovremmo muoverci. Sì, più che a parlare, tu dici che sei pazzo, però Atreus, non ti stai facendo domanda come fa tuo padre a essere così potente? Cioè, è come fosse che è normale che lui è forte. Cioè, questo è il problema. Atreus, caro mio, tuo padre è un dio, porca miseria, è un semidio. Come fai a non percepire per quanto... Fidati di lui, ha talento nel distruggere le cose. Tienilo bene a mente. Non lo dimentico mai. Cioè, io non ho capito, Atreus, come non ci arrivi col cervellino tuo, che il tuo padre è potente. Cioè, come fai a non notare? Perché, non lo so, è come quella cosa del tipo, perché mio padre è forte. Pensavo che era normale che una certa persona della sua età riusciva, non lo so, a essere così mega fotonico. Ecco, la mente sa andare qua un attimo, figliolo, gli scrigni prima di tutto. Poi possiamo menare i nemici, ma gli scrigni prima di tutto. Specialmente puoi trovare cose interessanti, quindi... Ora possiamo andare avanti. Si può arrivare, ok, era giusto. Allora saliamo. Erano i due che stavano con Baldur, i suoi nipoti. Già, Magni e Mogul, i figli di Thor. Mia madre diceva che gli Aesir erano gli dei peggiori. E Thor è il peggiore degli Aesir. Sarà anche un pessimo padre. Non sono più bambini, non hanno scuse. Sindri se la caverà. Non lo vedranno nemmeno. Andiamo. Oh. Ah, la grande sala da pranzo. L'invidia di tutta Midgard. Mi ricordo che qui c'era un grande candelabro. Ravvivava molto la stanza. Là. Ah, sì. Ruba! Proprio non ce la fai a trattenerti, eh? È troppo divertente. Visto? Se la memoria non mi inganna, il trono dello Jarl era oltre quel muro di ghiaccio. Ok. Molto interessante, vediamo se qua c'è qualcosa. Ovviamente sempre la solita porta che non si può aprire per causa mancanza di magia.
Sto pensando, raga. Aspetta un secondo. Ragazzi, abbiamo quasi fatto. Madonna, raga, che manate! Abbiamo quasi fatto. Killato. No! Dietro di te! Vedete che ce n'è un altro? Bellissimo, ma che cosa abbiamo appena fatto? Ok. Sei stato bravo. Orco feroce, orco. OTR, chi cacchio è? Aspetta. Ah, ok, no, stavo vedendo. Ok, parliamo di OTR. No, quello del ghiaccio mi serviva. Ah, vedi, Fine Fier, ecco, vedi, è diventato cornuto, vedi, con le corna che l'ho... vabbè, l'abbiamo fatto fuori. Orco feroce. Ok. Ah, eccoli qua, vedete i troll. Ok, abbiamo fatto fuori lui. Vedete, a me dà fastidio che sono disegnati. Cioè, sì, però vorrei anche avere la possibilità di, come posso dire, di vederlo in un'altra prospettiva, per favore. Cioè. Ah, devo solo colpire prima, perché c'erano tanti quei fulmini che non si capiva perché che stava scritto in continuazione. Qui non si capiva cosa so. Possiamo passare di qui. Ok. Altro bestiario, dai. Wolver. Wolver feroce. È un Wolver.
A me questo mi dà fastidio, che a me fammi vedere differenze estetiche, con i disegni di quel tipo, non aiuti. È giusto, mi fai il Wolver feroce. Ah, giusto, facciamo esplodere qua, giustamente. Quando sono apparsi i figli scemi di Thor. Quegli uomini, cosa sai su di loro? Prima di tutto non sono uomini, ma dei. Beh, semidei. Vediamo. Sono figli di Thor, hanno madri diverse, una storiaccia. Baldur è il loro zio, Odino è il loro caro nonno. E hanno una sorella di nome... Armi, come combattono? Oh, ma certo. Magni è forte, molto forte. Brandisce un'enorme spada temprata dalle tempeste. E Modi? Preferirei leccare un ratto piuttosto che stringergli la mano. La sua mazza e il suo scudo sono una copia sbiadita del martello di suo padre. Il mio consiglio è di starne alla larga, ma vi conosco. Praticamente uno il tuono e l'altro il temporale, praticamente rappresenta il temporale. Uno è il dio tuono effettivamente, l'altro invece del vento e tempesta. E tempeste, palesemente. Aiutami a trovarli. Certo. Cerchiamo ancora. Sento continuamente casini, ma non li vedo. Stanno cercando noi, questo l'ho capito, però. Oh, che cos'è? Armi? E la Madonna. Uno, due, vedi, perché il danno è elevatissimo. Però il branco fa danno, però sta ordinamento molto elevato. Però potevo livellarlo effettivamente. Forse ho sbagliato. Tutto qui, no, mi sembra strano, raga. Non posso più tornare indietro? Va bene, ok, la stoppiamo qua. Qui del 38, al prossimo video. Madonna, che casino, che caciara. Qui del 38, mamma mia. Ah, ma c'è... Oh, ma noi abbiamo sfondato tutto, quindi siamo passati poi a sotto di lui. Sì, decisamente. Però forse posso fare ancora qualcosa. Fai presto. Prendi un pezzo di scalpello e filiamocela prima che se ne accorgano. Tu. Ragazzo. Arrenditi. Il padre di tutti lo esige. No. Bene. Questa battaglia è mia, ragazzo. Vai! E tu dove credi di andare? Oh no, fratello! Il mostriciattolo ha un arco! Ora che cosa facciamo? Ok. Qua può durare un bel po' la partita, quindi io stopperei proprio qui. Volevo stopparla prima e... Dovevo fare... Avevo intenzione, infatti. Avevo idea, infatti. Qui dal 38, passo e chiudo. Bella, ragazzi.